Sono contento perché il più grande investimento sulla mobilità è il più grande appalto per i cittadini di Taranto, quasi 300 milioni di euro che cambia la vita ai lavoratori, agli studenti, ai pendolari. Avere autobus elettrici non inquinanti che uniscono i quartieri della città, i cui primi passeggeri saliranno sul bus già nel 2025, con lavori ultimati nel 2026, vuol dire una risposta concreta, immediata, ed è la tutela dell'ambiente seria, non la tutela dell'ambiente che qualcuno magari da Bruxelles impone con tasse, divieti, limitazioni, regolamenti. Quindi ci sarà un modo di spostarsi, di viaggiare, di unire la città, ecocompatibile e finanziato totalmente, completamente. Quindi per me è un bel modo di cominciare la giornata. Il Presidente Meloni ha parato una struttura anticorruzione per il PNRR, come la valuta? No, io, figurati, ho fatto il Ministro dell'Interno, quindi ho potenziato l'Agenzia dei Beni Confiscati alla Mafia, la Camorra e l'Andrangheta. Quindi è chiaro che quando girano centinaia di miliardi bisogna tenere non uno ma 18 occhi aperti. Però io mi fido dei sindaci, mi fido degli imprenditori, mi fido degli ingegneri, dei progettisti, e quindi, a differenza di altri, non giro per le strade col sospetto che gli italiani siano tutti potenziali truffatori o delinquenti. Quindi va benissimo ogni osservatorio anticorruzione. Ripeto, io però mi fido dei nostri imprenditori e dei nostri sindaci. Taranto poco collegata però con il resto d'Italia, pochi treni, pochi voli, come si può intervenire? Qua ne parlavamo col sindaco e poi ci sentiamo anche sul tema dell'aeroporto, sul tema della strada ferrata. Io peraltro proprio settimana scorsa ho incontrato al Ministero dei cittadini di un comitato, perché sulla Taranto-Bari, sulla statale 100, 9 morti in 5 mesi, quindi abbiamo il dossier della statale 100 sulla mia scrivania assolutamente aperto, con i tecnici e con ANAS stiamo cercando di capire come evitare queste stragi. Quindi diciamo che magari negli ultimi anni non tutti hanno avuto per Taranto, i tarantini, grande attenzione, perché Taranto, anche per la grande stampa nazionale, non dico per la stampa locale, è ILVA ed è un problema. Per me Taranto non è un problema, Taranto può essere una soluzione e anche ILVA può tornare a essere una soluzione per i lavoratori, ma soprattutto per il paese. Io sto inaugurando cantieri e progettando e finanziando cantieri, ho bisogno di acciaio e vorrei che fosse acciaio italiano. Mi dispiacerebbe fare ponti con acciaio che arriva dall'altra parte del mondo. Per il suo ministero come sta andando la gestione del PNRR? Siamo in linea, noi abbiamo 39 miliardi di nostra diretta competenza sulle case, sull'acqua, sulle ferrovie. Sto visitando cantiere per cantiere, ieri ero a Verona sull'alta velocità, siamo assolutamente in linea. Qua, questo è un cantiere PNRR, quindi anche qua la consegna entro giugno 2026 è perfettamente prevista. A Taranto anche il porto vede una vertenza annosa. Lo so, diciamo che non riesco in pochi mesi a risolvere i problemi di 20 anni, però col sindaco c'è un filo comune costante sul porto, sull'aeroporto. Ripeto, ci sono numeri per la prossima estate del turismo in Puglia eccezionali, però mi piacerebbe che i turisti arrivassero in tutte le province pugliesi e non solo, ad esempio, nell'estremo sud. Anche qua ci sono delle zone eccellenti, magari una puntatina, se riesco, di mezza giornata quest'estate la farò anch'io, dai, a controllare se va tutto bene. No, giornata importantissima, ricordavo insomma come in questi anni col ministro Salvini, anche attraverso altri suoi ruoli, abbiamo spesso discusso delle criticità di Taranto. Oggi una di quelle giornate in cui chi ha parlato della trasformazione di Taranto può vedere che qualcuno, nel caso del ministero che sta conducendo il ministro Salvini, ha fatto i compiti a casa. È l'appalto singolo più grande della storia di questa città, che cambierà il volto della città anche in termini urbanistici, in termini di socialità, in termini di accesso ai luoghi di lavoro. Lo ricordava bene il suo ministro, un valore intorno ai 300 milioni, ormai dobbiamo finanziare la bretella per l'ospedale San Cataldo, ma ne abbiamo discusso, ci metteremo al lavoro con i tecnici del ministero e insomma siamo certi che, al di là che sia una mobilità elettrica, una mobilità capillare, cambierà il modello economico di questa città, che era quello che nell'intenzione avevamo in mente per Taranto anche quando qualche anno fa parlavamo, quando era il Viminale, insomma, col ministro Salvini, dei fatti intorno all'ILVA e di come rendere questa città una città non più soltanto di ILVA, a partire dalla riconversione chiaramente dell'area industriale. Quindi una bella giornata ricca di come dire, simboli, ricca di opportunità per questo territorio, e quindi grazie di nuovo al ministro Salvini.
Sì, è un'altra cosa che con questo governo abbiamo sbloccato, è aumentata quasi del doppio la dotazione finanziaria per l'Entitling City per Taranto. Come sapete, tutti gli impianti sono ormai in gara, in conferenza di servizi. Dobbiamo correre perché abbiamo tempi stretti. In questo paese passiamo troppo tempo a bisticciare anche tra istituzioni. Dovremmo, ne parlavamo col signor Ministro, imparare a fare un po' più squadra, però siamo capaci di fare cose importanti. Devo dire che il tema anche di un convegno questa mattina, che è l'idea del governo di un piano Mattei di fare, come dire, soft power in termini moderni con i paesi dell'Africa, del Mediterraneo, passa anche probabilmente per dei buoni giochi del Mediterraneo a Taranto, per la Biennale Italiana del Mediterraneo che, come sapete, abbiamo varato con la cultura da qualche settimana, e credo che il governo stia dimostrando che ha un'idea precisa per questa città, per un futuro che non sia la monocultura siderurgica, per quanto sia necessario recuperare asset industriali di valore del paese. Sindaco, quindi, il cartellone parla di 417 giorni, quando vedremo i mezzi già operare sul cantiere? Beh, da domani, perché noi non facciamo fare brutte figure al ministro, se gli abbiamo fatto inaugurare oggi l'aria, da quest'area domani ci sono, insomma, gli operai al lavoro. Chiaramente abbiamo privilegiato quest'area che è la piastra di ricovero, quella che ha l'impatto anche in termini di costruzione più importante, e dopodiché passeremo per lotti ai tratti stradali della prima e poi della seconda linea. Però da domani siamo tutti al lavoro, insomma.